Allora, ciao ragazzi, questo è un video molto, come dire, cioè, fatto proprio al volo, perché diciamo, questa notizia qualche giorno fa, Nintendo ha, diciamo, ha fatto chiudere due emulatori, Yuzu, che è l'emulatore cioè, più famoso di Switch, e Citra, che è quello per il Nintendo 3DS. Allora, cioè, questa è una mia opinione non richiesta. Forse lo faccio diventare un format, non lo so, però mi giusto dire qualcosa da me consumatore, cioè fruttore di questi servizi, per lo più Citra, perché Yuzu col fatto che ho la Switch e i giochi ancora li compro per la Switch, diciamo che non l'ho mai utilizzato, mentre Citra già è diversa la situazione. Dal mio punto di vista. Allora, dal punto di vista di Nintendo è giusto perché dici, tu stai facendo un danno a me, stai facendo, in termini economici soprattutto, perché, come dire, perché leggevo qualche notizia qua e là, da varie testate specializzate, per esempio, che, cioè, quando doveva uscire Tears of the Kingdom, cioè Zelda Tears of the Kingdom, cioè il gioco è riuscito a trapelare qualche, cioè un paio di settimane prima, la gente l'aveva già giocato, per esempio. E a Nintendo è andata giù perché ha perso dei gran soldi. Ha perso. Poi vabbè, gioco bellissimo, questo lo lasciamo perdere. E quindi dal punto di vista Nintendo ha senso. Dal punto di vista invece mio di consumatore ha molto meno senso perché nel momento in cui, per esempio, giochi Nintendo 3DS, che ora, non, cioè, se non li puoi comprare usati, non li trovi, perché poi hai anche chiuso il servizio per comprarli direttamente dal Nintendo Store, cioè dall'eShop Nintendo, sul 3DS, che l'hai chiuso. Io non saprei come averli se non comprandoli usati. Ok? Qual è il problema? È che i giochi Nintendo hanno il problema che costano anche tanto. Hanno quel problema lì. Soprattutto poi i giochi, quelli più, diciamo, famosi di Nintendo, quindi i vari Pokémon, i vari Super Mario, i vari Zelda, e Professor Layton, gli Azumi Eleven, questi qua, cioè, diciamo i più famosi, poi ovviamente anche tutti gli altri a ruota, costano ancora un casino. Cioè, ti parlo per esempio, voglio andare a comprarmi un cioè, Pokémon Zaffiro Alpha, per esempio, sotto i 40 euro non lo trovo, sotto i 40 euro. Ed è un gioco di 10 anni fa. Quindi, cioè, ci sta che uno dice io me li scarico tramite siti vari e gioco tramite emulatore e non spendo soldi perché devo spendere 40 euro un gioco di 10 anni fa. Questo è il 3DS. Per la Switch è ancora più, cioè, mi sembra ancora più lecito perché se io vado a vedere il Nintendo Store mi trovo Pokémon Let's Go Pikachu, oppure anzi Mario Kart 8 Deluxe. Gioco vanilla, senza i vari DLC che hanno aggiunto poi dopo, e quelli ci sta che tu li faccia pagare. Però Mario Kart 8 Deluxe è un gioco che è praticamente stato con il lancio di Nintendo Switch, che io addirittura ho, se non sbaglio, la scatola con il cosa come si chiama, cioè con il bundle, ancora 60 euro costa, ed è un gioco di 7 anni fa. Quindi ci sta che io dopo un po' dico porca puttana perché devo spendere tutti questi soldi. Però uno dice, vabbè, lo vai a comprare usato, vai da GameStop, che è il rivenditore, cioè il rivenditore più grande che c'è in Italia, e lo vedi a 55 euro, lo vedi usato. E dici, ma che cazzo? Vai da CEX, che per esempio, vabbè, CEX che è un altro rivenditore che funziona soltanto per giochi usati, cioè giochi e tecnologia usata. Vai da CEX, 45 euro, 50 euro. Cioè, allora tu dici, ma che cazzo? Cioè, perché io devo spendere tutti questi soldi per un gioco di 7, quasi 8 anni fa? Quindi, cioè, io sinceramente, cioè, mi è dispiaciuto, almeno per Citra, perché Yuzu non l'ho mai utilizzato. So ovviamente che ce ne sono tanti altri di emulatori per Nintendo Switch, Nintendo DS. Questi sono i due più famosi. E poi stiamo parlando anche di una compagnia, cioè di un'azienda che non transige per queste cose. Quindi diciamo che io da utilizzatore, fruitore di questi servizi, lo dico tranquillamente,
come anche le Sume per la Switch e i Game Boy per il Game Boy Advance, cioè vedermeli tolti, cioè buttati giù, che mi dispiace perché adesso, soprattutto poi se parliamo di giochi che non vengono più prodotti, ma li ritrovi soltanto usati, e sapendo queste cose la gente fa lievitare il prezzo, quindi ci devo spendere un rene, devo spendere per giocare dei giochi che al tempo li ho pagati poco, li ho pagati, li ho dati via, perché non ci giocavo più, adesso che mi è tornata la scimmia per giocarci, devo spendere gran soldi, e non mi va. Poi per il resto, cioè, Nintendo, però c'è l'altra parte, Nintendo ha fatto bene, cioè qua è un 50-50. Poi vai, stiamo parlando sempre di Nintendo che è... E se tu osi fare un gioco, cioè osi fare una ROMAC di un loro gioco, questo capita soprattutto nei giochi Pokémon, dove il gioco, diciamo, finto, cioè il gioco non ufficiale, io mi ricordo Pokémon Uranium, per esempio, gioco spaziale, consigliatissimo, cioè l'hanno buttato giù, hanno fatto causa ai cosi, perché il gioco era fatto molto meglio rispetto agli ultimi giochi Pokémon, per esempio. Quindi stiamo parlando sempre di questa mia azienda qua, stiamo parlando. Poi vabbè, vediamo cosa succederà adesso, tanto tempo, facciamo 2 settimane, spunta un altro gioco, cioè un altro emulatore dal nulla, quindi cioè, non c'era altro da fasciarsi la testa, cioè internet è un posto molto strano. Detto ciò io vi saluto.